Durante la guerra salvò i libri della Biblioteca Universitaria di Napoli, di cui era direttrice, facendoli portare fuori città per preservarli dalla distruzione. Ora la città di Napoli ha voluto rendere omaggio a Maria Giuseppina Castellano Lanzara, dedicandole un largo in corso Umberto I, a poca distanza dall'Università Federico II. Alla cerimonia, assieme al figlio Roberto Castellano, già consigliere di Corte d'Appello di Napoli, al rettore della Federico II, Arturo De Vivo, all'attuale direttore della Biblioteca Universitaria, Raffaele De Magistris, erano presenti il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e l'assessora alla toponomastica, Alessandra Clemente. Un largo dedicato ad una grande donna, una prima donna, perché è una donna di cultura, è una donna che ha combattuto, una donna che ricordiamo perché non soltanto a Napoli, ma in tutta Italia, le strade dedicate agli uomini sono molte di più delle strade, piazze, larghi dedicate alle donne. Eppure il contributo nella storia delle donne è decisivo ed è fondamentale. Ed è con questo spirito che oggi abbiamo intitolato quindi ad una grande direttrice della nostra biblioteca universitaria questo luogo, affinché possa essere un segnale molto forte e concreto per il nostro presente. Una sfida, quella di oggi, all'insegna quindi della cultura come pilastro da difendere, proteggere e grazie al quale crescere. È una giornata importante, intestiamo questo largo a Maria Giuseppina Castellano Lanzara, direttrice della Biblioteca Universitaria dal 1936 al 65, una grande donna che durante la guerra difese l'immenso patrimonio bibliografico dai bombardamenti. Quindi ancora una volta ricordiamo le grandi donne di Napoli. A rendere omaggio alla donna c'era anche la nipote, che porta lo stesso nome della celebre nonna e che ha voluto ricordarla definendola una donna di grandi valori, quali l'amore, la cultura e l'umiltà, che nella vita pagano sempre.